Questo qui è un classicone fra i dessert italiani e una delle mie primissime video ricette sul vecchio canale. A proposito, se c'è qualcuno tra voi che mi segue dagli inizi, me lo fa sapere sotto in un commento, mi farebbe molto piacere sapere se c'è ancora qualcuno degli inizi, dei miei inizi su YouTube. Allora, dicevo, torta tenerina, quindi un nome, una garanzia, molto molto tenera, tutto cioccolato, una bella quantità di burro, poca farina, quindi risulta molto bassa, però morbidissima, scioglievolissima. Spero che l'idea vi piaccia, lasciatemi un like se così fosse, come sempre seguitemi, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video e soprattutto vi invito molto caldamente a seguirmi anche su Instagram, dove tutti i giorni vedete quello che combino. Trovate sul blog, il link è sotto in info box con tutti gli altri link, la ricetta passo passo con la lista degli ingredienti naturalmente, e noi ci vediamo alla prossima. Come prima cosa metto in un pentolino a bagnomaria il burro, aggiungo il cioccolato dopo averlo fatto a pezzettini e quando sarà praticamente sciolto unisco anche il caffè solubile. Lo lascio freddare completamente. Monto a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale e lascio da parte anche questo composto per il momento. Monto i tuorli con lo zucchero e il sale fino a farne una schiuma chiara e gonfia. Unisco il cioccolato ben freddo, altrimenti si fa la frittata, e mescolo con una spatola senza smontare i tuorli, quindi molto delicatamente. Unisco anche la farina setacciandola e mescolo sempre con la spatola. Una volta amalgamata bene la farina, unisco anche i bianchi un po' alla volta, mescolando dal basso verso l'alto, sempre molto delicatamente così da non smontare tutto il composto. Infatti non c'è lievito, quindi sarà solo per l'effetto delle uova che il dolce gonfierà. Verso il composto in una teglia foderata di carta forno e imburrata e infarinata ai lati e lascio cuocere in forno a 160 gradi, con il forno già caldo ovviamente, per circa 30 minuti. Lascio freddare completamente prima di servire, magari accompagnando con un cucchiaio di panna, che ci sta sempre bene. In the kitchen I was born.